Qual è la tua storia? Come sei arrivato a svegliarti la mattina e avere questa missione dentro di te, questa voglia di fare del bene in questa tematica specifica? Allora, intanto grazie che mi rendi partecipe, mi fa piacere. E ti dico, la voglia è nata un po' in seguito al primo lockdown, no? Perché mi sono reso conto che stando chiuso in casa tante ore ero praticamente sempre attaccato al telefono, ai social, sempre lì. Mi rendevo conto che in realtà, ok, che eravamo in quarantena, così. Però stavo buttando via del tempo a leggere tante cose che molte sono inutili. Per cui ho detto, cosa posso fare io di utile che mi fa anche piacere farlo? Allora ho iniziato a raccontare un po' di me, delle mie esperienze, un po' anche in simpatia, perché non mi prendo molto spesso sul serio, non voglio insegnare niente a nessuno, non sono il signore sceso in terra. E quindi anche simpaticamente mi piace parlare di me, ridere, scherzare, condividere, confrontarmi anche con chi mi scrive perché ho ricevuto anche un sacco di messaggi. Devo dire che è partito dal lockdown, ma in realtà avevo già un'idea prima, che però non avevo ancora trovato il tempo di mettere in atto, perché io lavoro con il pubblico, lavoro in un negozio, no? E passo da lavorare con 50 persone, 50 clienti al giorno a 200 o 300 quando magari c'è il pienone e mi sono reso conto che molte volte non è facile comunicare, ma non perché io abbia una condizione uditiva diversa o perché le protesi non siano all'altezza, ma perché non c'è una conoscenza dell'argomento. Quindi molte persone che mi trovo di fronte, quando magari chiedo di ripetere o quando mi viene chiesto qualcosa e non capisco, loro non capiscono quale sia la mia condizione. Quindi il fatto è che io voglio creare una sorta di cultura, una sorta di informazione per tutti, perché sono convinto che così facendo poi migliora anche quel piccolo mondo in cui vivo. Quindi praticamente lo faccio anche per me stesso, per crearmi un mondo, come dicevi tu prima, all'altezza dei sogni che ho, quindi sia a lavoro, sia con gli amici, sia in generale. Quindi il fatto di diffondere un argomento, di parlarne, è perché, come diceva, questo me l'ha scritto un mio follower in un commento, come diceva Omero, la cultura ci rende libere, quindi il fatto di diffondere la parola, di diffondere un pensiero, alla fine aiuta me e aiuta tutti quelli che mi stanno intorno, quindi questo è un po' in generale quello che è. Ma guarda, hai detto tante cose interessanti. Una, nello specifico, questa della cultura, magari la riprendiamo un po' in là. Invece, mi piaceva anche tanto il discorso che questa idea è nata durante il lockdown, nel senso che questa pandemia ha veramente fatto disastri psicologici, fisici, ha fatto veramente male in tutti i modi. Però ammetto che ci sono anche tante persone, ho visto che a causa di questa cosa, che si sono fermati per un attimo a pensare, a riflettere, cosa che nella vita quotidiana solitamente non facciamo, l'hanno anche presa come occasione come un'opportunità di far qualcosa di diverso, come l'opportunità di fare del bene. E te vedo che, tra virgolette, ne hai approfittato di questa situazione. Quindi mi fa piacere, secondo me ti rende onore, onestamente. Hai detto bene, poi in una generazione di oggi, tutti giovani, con sempre con questo cellulare in mano, non si fa niente, non si produce niente, non si fa del bene né a se stessi né agli altri. Invece te così ti sei fermato un attimo e hai trovato il tuo modo per fare del bene sia a te stesso che agli altri. Quindi lo apprezzo doppiamente.